Cari amici di Teletrullo, un saluto da Ottavio Cristoforo e bentrovati a questo nostro nuovo appuntamento con la nostra informazione dello Stradone, un appuntamento speciale per chi ci ha seguito in queste ultime settimane. Abbiamo avuto la possibilità di seguire da vicino la tornata elettorale, abbiamo dato voce ai protagonisti che si sono confrontati nel primo turno con le elezioni qui a Martina Franca, abbiamo avuto anche la possibilità di intervistare, di ascoltare in qualche modo anche le voci dei candidati a sindaco. Nel nostro ultimo appuntamento ci eravamo lasciati così. Come sapete tutti, le note vicende di questi giorni hanno portato al ballottaggio definitivo il candidato sindaco della coalizione trasversale Eligio Pizzigallo assieme al candidato sindaco Franco Ancona. Noi abbiamo per questo poi deciso di organizzare questo incontro a due che vedrete, lo faremo in un modo particolare. I candidati avranno modo di confrontarsi in due interviste consecutive, l'una dopo l'altra, della durata di 20 minuti, quindi queste sono le regole del gioco. Ritengo che per quanto riguarda l'ordine delle interviste non ci sia, in questo modo non si avvantaggi in qualche modo nessuno, e quindi per questo manderemo in onda per prima l'intervista del candidato sindaco Eligio Pizzigallo, in quanto si è classificato con qualche punto di vantaggio rispetto al suo secondo, quindi Franco Ancona. Questo sarà l'ordine delle interviste che manderemo in onda. Lo facciamo tra poco, non prima però di aver restituito la linea alla regia per qualche spot pubblicitario, e noi torniamo tra pochissimo. Quando lo stile incontra l'eleganza, nasce Camicia e Stile. Camicerie su misura per tutti i gusti. Qualità, classe ed eleganza per ogni occasione e per ogni giorno. Anni di esperienza per regalarti una camicia unica, originale e personalizzata. Camicia e Stile è a Martina Franca in via Serra Mancone 14. La moda ricercata al giusto prezzo. Semeraro Uomo è il total look per chi veste ricercato e per l'outfit di tutti i giorni. Giacche, camicie, pantaloni, abiti per ogni occasione. Vesti lo stile in tutti i tuoi gusti. Semeraro Uomo è in corso Messapia 97 a Martina Franca e a Taranto in via Principe Amedeo 109 e in via Liguria 78. Lo Stradone, il magazine della Valle d'Itria, a cura di Ottavio Cristoforo. Eccoci in studio e, come vi anticipavo nella presentazione di questa puntata, a ciascun candidato sindaco 20 minuti di tempo per rispondere alle domande in questa conversazione. Cominciamo dal candidato sindaco Eligio Pizzigallo, ben trovato. Buonasera, ben trovato a te. Allora, cominciamo subito con questa conversazione, perché noi veniamo da qualche giorno abbastanza complicato dal punto di vista elettorale, giorni che sicuramente a cui avrà partecipato semplicemente da spettatore attivo in qualche modo, però pur sempre spettatore. Parlo ovviamente dei problemi che ci sono stati relativi allo spoglio delle schede e alla scelta di chi sarebbe dovuto essere l'antagonista di Eligio Pizzigallo in qualche modo, tra Franco Ancona ed Eligio Pino Pulito. Alla fine la commissione elettorale si è espressa mandando al ballottaggio Franco Ancona. Ecco, quale idea si è fatta? Senti, io ho seguito attentamente la lunga notte questo scontro all'ultimo voto, fino alle 7, alle 8, erano 2-3 voti che separavano i due. Ho sempre pensato a come la stessero vivendo i due miei contendenti, perché sinceramente io ero un po' più staccato e pensavo a quale potesse essere il candidato rivale migliore. Poi, o peggiore, no? Dipende dai punti di vista. Dai punti di vista. Certo. Alla fine ho concluso che forse sarebbe stato indifferente il risultato a favore dell'uno e dell'altro. Certo che mi sono un po' messo nei loro panni e subito ho pensato che c'era da rimanere abbastanza male in un caso o nell'altro, no? Da parte del perdente. E nel pomeriggio, quanto vicino alla sede, alla nostra sede in Piazza Roma, che è di fronte, come sai, a quella del PD, certo, ho incontrato
sia Pentassuglia che Coletta, loro si sono avvicinati, ci siamo fatti i complimenti a vicenda. E mentre parlavo con Coletta, facevo notare che c'era stata una discordanza tra quelli che erano i dati che erano stati riportati, praticamente in diretta, e loro sono subito andati all'ufficio per valutare se in effetti questa notizia, che dava Pulito invece vincente rispetto ad Ancona, fosse veritiera. Poi si è nuovamente capovolta la situazione. Ma detto tra noi, quale dei due avresti preferito? Ma indipendentemente, senti, da quello che è stato poi il risultato finale, per la vittoria ovviamente, intanto, cioè, qual è l'avversario peggiore in questo caso? Non riesco a darmi una risposta, perché ripeto, ci ho pensato in questa lunga notte, perché lo scarto era minimo, quindi non riuscivo e non riesco ancora adesso a darmi una risposta, perché tra l'altro hanno ottenuto tutte e due un ottimo risultato, bisogna dare atto che 8.000 e più voti rappresentano un risultato importante, e quindi non posso, sono sicuro di non poter sottovalutare nessuno dei due, quindi diciamo che non so darti questa risposta sinceramente. Voi come coalizione siete soddisfatti del risultato ottenuto? Io direi che siamo molto soddisfatti, naturalmente ognuno pensa sempre di avere più, di raccogliere di più di quello che ha seminato, però devo riconoscere che abbiamo fatto un grande e un grosso lavoro in poco tempo, in un momento in cui, diciamo, c'era un ambiente e una acredine un po' abbastanza palpabile, e quindi raggiungere questo risultato per me, che come sai mi faccio per la prima volta in politica, ritengo sia un risultato più che soddisfacente. I giorni che poi hanno seguito lo spoglio, quindi dal lunedì in poi, sono stati giorni di trepidazione sicuramente per i due interessati, no? Ma come li hai vissuti tu invece? Senti, non sapere con chi dovessi giocarmela, sinceramente mi ha fatto partire un po' con il freno a mano, anche se ho cominciato a organizzare incontri e anche ho cominciato a vedere quali potessero essere strategie per il risultato finale, che naturalmente è quello della vittoria. Diciamo che avrei preferito sapere anche io subito con chi dovevo giocarmi questa partita, e diciamo mi dispiace, perché non è ancora chiaro quale, se il verdetto è davvero giusto o meno. Ad oggi è vero, nel momento in cui stiamo registrando, insomma, non è ancora chiaro. Sì, infatti, se fosse stato possibile, io sarei stato anche disponibile a rivedere la cosa, ma purtroppo la burocrazia ha dei tempi così lunghi che non permette di trovare una soluzione. Lo scarto è così basso, così minimo, e che è possibile che uno dei due magari, o addirittura il risultato sarebbe stato diverso per me, anche molto più, con uno scarto anche più netto, nessuno potrà mai dirlo, anche se so che c'è un ricorso. Sì, c'è un ricorso in qualche modo, ecco, anche per fare chiarezza rispetto a chi ci sta seguendo da casa. In questo momento è certo il ballottaggio, si voterà domenica in qualche modo, quindi questa è la certezza. L'incertezza è legata al fatto che potrebbe questo ricorso arrivare, dare i suoi esiti, diciamo, a elezioni avvenute, quindi in qualche modo potrebbe cambiare le sorti della città del futuro. Secondo te quanto è concreto questo rischio? Che il ricorso, insomma, possa andare avanti, e quindi che possa ribaltare il ricorso, in qualche modo, il risultato penso elettorale. Che andrà avanti, quindi il rischio c'è. Riguardo i termini per una risposta, penso che siano abbastanza lunghi, e purtroppo è la burocrazia e sono i tempi della giustizia che sono questi. Naturalmente non sarebbe stato auspicabile forse correggere a monte alcuni difetti che ci sono stati, perché avrei preferito anch'io sapere il reale risultato riguardo anche, ripeto, a quelli che sono stati, è stata la mia affermazione,
Ad oggi ti senti avvantaggiato rispetto a quanto accaduto, nel senso hai avuto sicuramente una settimana in più rispetto agli avversari in qualche modo per fare campagna elettorale, per andare avanti con la campagna elettorale fatta nel primo turno. Questo probabilmente ti dà un vantaggio che se non reale è quantomeno psicologico in qualche modo. Beh, diciamo 4 giorni, io giovedì sera sapevo il nome del mio avversario, perché giovedì sera oramai anche i sostenitori di Pulito erano rassegnati, quindi diciamo 4 giorni in più. Tieni presente che lunedì è una giornata un po' ancora di studio, quindi sicuramente un vantaggio minimo, ma adesso si comincia dallo 0-0, perché anche quel vantaggio che ho avuto nel riscontro degli elettori, secondo me nel ballottaggio non conterà assolutamente nulla. Quindi sono preoccupato, come lo ero prima di domenica scorsa. Ecco, una volta saputo il risultato, quindi una volta data per certa la partecipazione di Ancona al ballottaggio come sfidante, avete provato a sentire anche la coalizione di Pulito per provare a portarlo dalla vostra parte, per provare insomma una sorta di apparentamento, qualcosa di questo tipo, per aumentare il consenso in qualche modo, no? Senti, io ho seguito un tipo di campagna elettorale abbastanza serena, ho avuto un comportamento molto lineare e non ho cercato nessuno, anche se mi sono confrontato con anche prima di raggiungere poi la coalizione definitiva, e quindi ho accettato anche serenamente e ho aspettato quale fosse il responso, per correttezza, capendo anche la situazione che viveva l'eventuale sconfitto. Non ho fatto nessun movimento, mi sembra che sarebbe stato abbastanza scorretto. Penso che questa situazione sia stata vissuta con molta trepidazione, con molta ansia. Non ci avete neppure provato a fare un apparentamento con la coalizione di Pulito? No, c'è stato soltanto diciamo uno scambio di idee poco prima della scadenza, però loro probabilmente non avevano la serenità d'animo per poter essere anche per poter dare un giudizio più giusto anche per loro, e anche io ho pensato che, dato tutto quello che era successo, sarebbe stato meglio che ognuno faceva la sua partita regolarmente. Ecco, qualora lunedì diventassi sindaco di questa città, quale sarebbe la composizione della giunta? Chi si porterebbe in giunta? O come la si va a comporre questa giunta in qualche modo? Sì, senti, se intanto adesso dobbiamo vincere, quindi in questi giorni, data la situazione che si è creata, c'è anche da parte mia la necessità di recuperare una parte dell'elettorato che è più vicino al nostro. Vedo che c'è anche una buona parte della sinistra che sta strumentalizzando questa situazione, dando colpo e responsabilità addirittura a me, nonostante ci sia uno scarto abbastanza netto di voti. Io quando sono sceso in politica ho pensato che una unione di un centrodestra allargato, quindi magari una formazione trasversale contrapposta alla sinistra, potesse essere la giusta soluzione per Martina, a favore dell'uno o dell'altro, però Martina ha bisogno di una governabilità. Quindi io avrei voluto anche, ho pensato per un po' di tempo, di mettere in campo e presentare già da prima una squadra di magari assessori che potesse essere magari rendere anche il mio lavoro più trasparente, perché poi, come sai, l'equilibrio e la trasparenza sono stati alla base del mio operato. Però i tempi, anche questa situazione abbastanza confusa, non me l'ha permesso, quindi io ritengo che sarà un lavoro che faremo subito dopo il risultato finale. Adesso sinceramente non posso darti nessuna indicazione. Sarà espressione dei partiti o sarà diciamo, sarà sicuramente espressione dei partiti, su indicazione dei partiti saranno sempre scelti da me in base alle competenze tecniche, questo sicuramente. Abbiamo nella nostra squadra persone che
possono svolgere anche i vari ruoli, persone che sono intervenute in prima persona, persone che sono state vicine a noi dall'esterno. Guarderemo, io guarderò con molta serenità e con molta serietà alla composizione della giunta, perché do una grande importanza al valore della giunta. Avremo, se vincerò, un consiglio comunale di persone valide, e così come ho prestato molta attenzione alla composizione delle liste, continuerò questo lavoro nella composizione poi della giunta. Noi ci siamo incontrati, diciamo, televisivamente l'ultima volta nel corso dell'incontro con gli altri candidati a sindaco, no? Io vi ho fatto una domanda in quell'occasione, nel frattempo voi avete avuto la possibilità di incontrare tanta gente, perché insomma la campagna elettorale è questa, e di ascoltare anche quali sono le esigenze dei cittadini. Alla luce di questo e del lavoro fatto in campagna elettorale intenso, no? Quali sono le priorità che sono emerse? Quindi su cosa bisogna intervenire nell'immediato? Sono tante le problematiche. Intanto io penso che sia necessario una fase di tranquillità e di serenità. Purtroppo il risultato sembra penalizzare questo. Quindi il mio obiettivo sarà quello di recuperare intanto una buona parte dell'elettorato di centrodestra che non mi ha appoggiato. Io rispetto molto e mi congratulo con il risultato raggiunto da Pino Pulito, perché ha fatto un grosso lavoro, anche se non ci siamo trovati. Tu ricordi anche che ci siamo anche beccati, certo, nel tuo confronto, nel tuo finire, ma non mi esime dal complimentarmi per il risultato ottenuto. Ritengo che il mio sia stato un risultato molto, molto significativo. Ci sono due terzi dell'elettorato che probabilmente non appoggia, e più di due terzi, la politica che è stata seguita dalla sinistra. Quindi intanto ritengo che ci sia bisogno di un'opposizione che possa essere costruttiva. Questo è un dato di partenza. E naturalamente di governo che riesca a fare le tante cose da fare. Bisogna subito intervenire sulla raccolta differenziata, perché questa immagine di Martina non possiamo lasciarla, e bisogna, come diciamo, punto di partenza, rendere molto più snello l'apparato burocratico del comune. Queste sono le cose da fare il primo giorno o i primi giorni del mio mandato. Queste le priorità, in qualche priorità modo, a parlare in caso di vittoria con tutti i dipendenti, i dirigenti. Bisogna valorizzare le risorse umane. È necessario, secondo me, aprirsi alla città, quindi aumentare gli orari di colloquio, di comunicazione con il pubblico. Abbiamo bisogno di confrontarci con tutti. Io ho sentito un po' sono stato nelle campagne, sono stato nella zona industriale, nelle attività commerciali. C'è, a fronte di alcune criticità forti, ci sono anche delle aziende floride che hanno bisogno di essere stimolate, quindi c'è anche che Martina riprenda a vivere. Quindi io ho una visione diversa rispetto a quella che ha avuto la sinistra fino adesso, e diciamo da qui nasce il mio desiderio di scendere in campo. 6 mesi fa. Ecco, perfetto. A proposito di visione, intanto ti informo che mancano 5 minuti e mezzo alla fine, sì, di questa intervista, e così ci regoliamo anche sui tempi. Diciamo, la visione politica e programmatica della precedente amministrazione grosso modo l'abbiamo conosciuto in questi anni, ma io volevo chiederti una battuta su alcune problematiche, alcune questioni che riguardano la città. Per esempio, ci avviciniamo alla festa di San Martino. Con la sua amministrazione le giostre saranno in centro o saranno spostate? Saranno in linea con quanto è avvenuto l'anno scorso, insomma. La festa di San Martino è una festa importantissima, quindi bisogna cercare di mantenere. Io cercherò di mantenere le tradizioni e recuperare alcune tradizioni. La festa è la Io cosa sono certo. È una festa importante, quindi per il mio abito mentale sono un tradizionalista, quindi sinceramente ti dico, il discorso delle giostre, una delle tra i tanti incontri che ho avuto, una signora mi ha detto: dottore, però se io la voto, però le giostre devono tornare al centro. Ho detto: vabbè, sì, è un problema che va verificato, perché sai, per gli abitanti della zona, sì, non è proprio così. No, guarda, io abito in Piazza Rangiò,
però le giostre erano, rappresentano per noi qualcosa di importante legato al passato. Purtroppo c'è da dire che alcune cose, come le fai, le sbagli. Certo. Io penso che... ma la vostra visione discorso... politica, con Pizzicallo sindaco, le giostre saranno in centro? Ma non penso che sia il problema più importante, se le giostre saranno in centro. No, allora dobbiamo dare delle risposte su questo, anche perché ora arriviamo all'altra questione. Perché che ci sono problemi molto più importanti. Per sono esempio lo stadio, per esempio sullo io vorrei, stadio. Scusa, io vorrei magari anche che su questa questione noi avremo un confronto molto serrato con i cittadini. Io penso che si potrebbe anche pensare a un confronto e anche vedere un po' quale possa essere la soluzione migliore. Cioè tipo una sorta di referendum, diciamo, disciplinandola, no? Sicuramente si potrebbe anche ripensare, e soprattutto nella ipotesi alternativa bisognerebbe organizzare molto meglio quella del pergolo. È uno dei tanti problemi che mi troverò subito ad affrontare. Per esempio, l'altra questione correlata è la questione della gestione dello stadio, indipendentemente da quale sia lo stato attuale. Come immaginiamo lo sport a Martina, con lo stadio ancora in città, oppure lo si sposta al pergolo con la riqualificazione, la trasformazione probabilmente anche dello stadio attuale in un'area con destinazione differente? Senti, in qualche modo qui vedete sfondi una porta aperta, perché io 5 anni fa quando è stato eletto Franco Ancona, lui ebbe modo di venire al campo sportivo, io seguivo l'allenamento del Martina, e gli chiesi di fare particolare attenzione alle strutture sportive, perché avendo vissuto direttamente le problematiche legate alle varie associazioni sportive, le avevo consigliato di intervenire subito su alcune strutture che erano assolutamente inadeguate, magari impegnandosi per l'illuminazione, per il rifacimento dei campi del campo. Sinceramente i miei consigli sono stati disattesi. Ora io ritengo che, e questo è anche una tra le cose urgenti da fare, vada rivisto. Quindi io darò molta attenzione allo sport, il calcio deve ritornare ad essere presente a Martina, perché anche per me è un veicolo pubblicitario. Ma lo stadio dove? In città o al lo pergolo? Stadio al momento sicuramente al centro, bisogna renderlo confacente a quello che possa essere il campionato in corso che farà il Martina, però bisogna pensare, ci sono anche dei progetti già pronti per una struttura sportiva che certo, sia per la riqualificazione dell'area, riqualificata anche magari sfruttando quei finanziamenti. Ci manca un minuto, l'ultima domanda la devo fare per forza, in un minuto, un punto di forza della vostra coalizione e un punto di debolezza invece dell'altra, della controparte in qualche modo. Allora, il punto di forza ritengo che sia la composizione di una squadra di gente motivata, molto valida professionalmente, che ha una visione serena delle tante cose che ci sono da fare. Un punto a sfavore della invece coalizione che mi vede contro è una visione della città, a mio parere, fuori dalla realtà, chiusa a compartimenti stagni, non aperta appieno alle istanze dei cittadini. Il cittadino per me deve essere al centro del sistema. Ci mancano 5 secondi, se vuole fare un appello al voto. Vi prego di avere fiducia in me e votatemi il 25 giugno. Benissimo. Abbiamo finito, tempo scaduto. Grazie a Eligio Pizzicallo per aver accettato l'invito a essere qui con noi in trasmissione. Grazie davvero, in bocca al lupo. Grazie a te, buona serata. Lo Stradone, il magazine della Valle d'Itria, a cura di Ottavio Cristofaro. Quando lo stile incontra l'eleganza, nasce Camicia e Stile. Camiceria su misura per tutti i gusti. Qualità, classe ed eleganza per ogni occasione e per ogni giorno. Anni di esperienza per regalarti una camicia unica, originale e personalizzata.
Camicia e Stile e a Martina Franca in via Serra Mancone 14. La moda ricercata al giusto prezzo. Semeraro Uomo è il total look per chi veste ricercato e per l'outfit di tutti i giorni. Giacche, camicie, pantaloni, abiti per ogni occasione. Vesti lo stile in tutti i tuoi gusti. Semeraro Uomo è in corso Messapia 97 a Martina Franca e a Taranto in via Principe Amedeo 109 e in via Liguria 78. Lo Stradone, il magazine della Valle d'Itria, a cura di Ottavio Cristofaro. Rieccoci in studio e come avevamo anticipato 20 minuti per ciascun candidato sindaco in questo confronto. Franco Ancona, candidato sindaco del centro-sinistra, ben trovato. Grazie, eccoci. Grazie per l'invito. Quindi 20 minuti anche per lui, io faccio partire in questo momento il timer, abbiamo 20 minuti per questa nostra conversazione, partito. Ce l'avete fatta dopo alcune battaglie, diciamo, legate ad alcuni problemi che hanno riguardato lo spoglio elettorale, è arrivato il risultato. Credo che non sia stato semplice, anche perché insomma dall'altra parte il candidato sindaco Pino Pulito anch'esso insomma ha fatto la sua parte. Ecco, quanto è stato difficile? Ma è stato difficile perché il presidente del seggio ha preso una decisione che poi ha mantenuto nonostante l'evidenza, e tuttavia diciamo alla fine lo scrutinio è stato chiaro, i voti c'erano e quindi al ballottaggio è stata ammessa la mia persona. Io c'è una cosa che non ho mai capito, secondo voi c'è stato un problema di cattiva fede, diciamo in qualche modo, quindi di mala fede? No, non posso pensare una cosa del genere, non voglio neanche pensarla ovviamente. C'è diciamo un'interpretazione che troppo restrittiva all'inizio, noi abbiamo chiesto subito di andare a vedere gli altri atti di verbale, l'altra documentazione per confermare la presenza dei voti è stato fatto solo 3 giorni dopo e mi dispiace. Perché 3 giorni dopo? Perché ci è voluto tutto questo tempo? Spieghiamolo anche ai cittadini. Non lo so, noi abbiamo prodotto degli atti, li abbiamo portati in prefettura, li abbiamo portati in tribunale, li abbiamo portati alla commissione. Abbiamo prodotto gli atti che facevano chiarezza sul procedimento e alla fine è stato accolto questo. Perché ci siano voluti 3 giorni lo deve chiedere al Presidente della Commissione, non a me. Ecco, qualora non fosse stato accolto dalla Commissione elettorale, voi sareste andati al TAR, immagino. No, noi siamo andati al TAR. Noi siamo andati al TAR e il TAR aveva già, diciamo, assunto il procedimento sabato, però sabato c'era il nuovo e definitivo provvedimento della Commissione elettorale di Martina Franca che annullava il precedente e quindi non c'era più motivo di coltivare il ricorso. Un risultato che per voi insomma in qualche modo vi ha dato ragione, seppur parliamo di una manciata di voti, no? Sì, non è questione di una manciata di voti, è questione di garantire il diritto costituzionale dell'elettore a vedere riconosciuto il proprio voto, è comunque di garantire la legittimità di un'elezione che altrimenti avrebbe condizionato anche il futuro dell'amministrazione, no? Noi abbiamo fatto questo lavoro anche per rendere chiaro ed esplicito il voto e quindi la legittimità delle elezioni. Pensiamo un attimo se questo non fosse avvenuto o se fosse avvenuto ad elezioni fatte, avremmo parlato di un'amministrazione illegittima e di un sindaco illegittimo. Ecco, ma c'è il rischio che possa avvenire una delegittimazione, diciamo, a posteriori, quindi al sindaco eletto? Ma non credo, da parte di chi? Da parte della controparte ovviamente, che continua a manifestare le sue ragioni. Ciascuno può far valere le sue ragioni come abbiamo fatto noi, presentando memorie, presentando nelle sedi dovute, cioè alla Commissione Altar, e ciascuno potrà far valere. Credo che se dovessero esserci per qualcuno ancora dubbi è giusto che li faccia valere, meglio farli valere
presto. No, questo sicuramente, questa è sicuramente una cosa importante. In tutto questo, no, in tutto questo scenario, in tutto questo contesto, la prima settimana, diciamo, è andata via. E anche una parte della sua intervista è andata via su questo. E anche una parte della mia intervista, sì, probabilmente. Ma una parte dei 20 minuti noi li stiamo ancora impiegando in questo. Però è importante chiarire questo aspetto. Ma evidentemente è uno dei motivi per contrastare il centro-sinistro, uno dei modi per contrastare il centro-sinistra è portare alla lunga questo tipo di procedimento. Voi vi ritenete danneggiati? Assolutamente sì. Ora dobbiamo, come dire, a me sarebbe piaciuto che tutti e 15 giorni fossero spesi sul confronto di programma, sulle idee di città, sulle cose da fare, sulle cose fatte, sulle cose che si possono immediatamente fare, sulle cose che si possono fare più in là. Però questo non è avvenuto perché ci stiamo oggi ancora con la sua intervista occupando di questo e a me dispiace. Però è giusto che sia così, insomma, è perché giusto che sia così perché questo. La chiarezza bisogna farla, no? Però oggi che ci troviamo di fronte a un documento della Commissione elettorale che contraddice, cioè che annulla il precedente, significa che questi giorni abbiamo dovuto impiegarli per fare chiarezza su questo e questo non è stato un bene dal punto di vista dell'economia elettorale. Ecco, qualora venisse eletta la sua coalizione, quindi lei tornasse sindaco, insomma, io ricordo per chi ci sta seguendo da casa e chi magari ci segue e non è di Martina Franca, sei sindaco uscente, quindi provieni già da un'esperienza amministrativa, certo. Qui a Martina Franca. Quale sarà in caso di elezione la composizione della nuova giunta targata Ancona eventualmente? Nella precedente esperienza amministrativa, in cui c'era anche una spinta di rinnovamento molto forte, diciamo che ho assunto in prima persona delle responsabilità e quelle responsabilità le ho assunto perché avevo reso chiaro all'elettorato quali sarebbero stati i criteri, no? Che avrei adottato. Questa esperienza amministrativa sarà un'esperienza amministrativa in cui il Consiglio Comunale dovrà prendere delle decisioni estremamente importanti, perché sarà, diciamo, una sindacatura centrata sull'urbanistica, il nuovo PUG, la rigenerazione urbana, il piano per le aree industriali, il piano per l'edilizia economica e popolare. Che cosa significa questo rispetto alla sua domanda degli assessori? Significa che le forze politiche che saranno in Consiglio Comunale devono assumersi la responsabilità di indicare loro quali sono gli assessori e qual è la squadra più opportuna, in modo da garantire un Consiglio Comunale che, come avete visto, no, attraverso alcuni dei suoi esponenti, non ha garantito la continuità della legislazione. Se io rimetto direttamente alle forze politiche che sono in Consiglio Comunale la scelta della Giunta e l'indicazione anche di chi tra le numerose presenze di rinnovamento che oggi hanno anche esperienza amministrativa avendo governato per 4 anni. Ci arriviamo a questo. Quindi non l'avete stabilita già? No, assolutamente no, ma è giusto così. Questa volta è giusto così. È giusto che sia un Consiglio Comunale molto consapevole del compito molto importante che andrà a svolgere e quindi è un Consiglio Comunale che deve esprimere i suoi assessori. Poi vedremo nel prossimo futuro. Intanto oggi, proprio perché ci dobbiamo concentrare su un Consiglio Comunale forte, dobbiamo vincere queste elezioni e portare in Consiglio Comunale il rinnovamento che avevamo già iniziato a fare qualche anno fa. Ecco, tra gli eletti, diciamo in qualche modo, tra quelli che comunque sono già eletti, voi avete tra le file sicuramente il Partito Democratico, che è stato il partito più suffragato, certo. Ma trainato in qualche modo dall'ex assessore. Certo. Quindi io prima ho chiesto la composizione della giunta, però ecco, nella prossima giunta che ruolo verrà attribuito a Stefano Coletta, che insomma ha ottenuto un risultato elettorale piuttosto importante? Ma io credo che chi ottiene un risultato elettorale così importante non potrà che essere uno dei protagonisti della nuova sindacatura. E penso che sia anche giusto che Stefano assuma le responsabilità che gli derivano appunto dal voto popolare.
E tuttavia credo, ancora una volta, e lo ribadisco, che proprio perché il Partito Democratico, che è il partito più suffragato, ma anche il partito nazionale che opera a Martina, cioè un partito che ha responsabilità di governo nazionale, responsabilità di governo regionale, ecco, il Partito Democratico deve decidere anche i ruoli, credo che tutto questo personale politico rinnovato, no, può assumere sia in Consiglio Comunale che nella Giunta. È possibile che possa essere proprio Stefano Coletta a occuparsi del problema, diciamo, il problema più importante di questi giorni, che è quello relativo alla raccolta differenziata, quindi alla gestione del nuovo capitolato, che è partito con qualche problema evidentemente, su cui è chiaro che la nuova amministrazione dovrà necessariamente intervenire. Stefano Coletta era assessore all'ambiente, sarà ancora lui l'assessore all'ambiente in caso di vostra vittoria? Mi rifà una domanda che ripeto, a cui non posso che rispondere come ho già risposto prima. La responsabilità che deriva dal fatto di aver anche conseguito un buon risultato elettorale, insomma, credo che sia uno dei, se non il migliore, sicuramente il migliore dei risultati elettorali conseguiti con la preferenza personale nella storia di Martina Franca. Ecco, anche se questa volta c'era la preferenza doppia uomo-donna, quindi insomma, doppia, non è paragonabile col passato, non è neanche, però ecco, diciamo, è un bellissimo risultato. Però si deciderà all'interno, credo, della coalizione, no, credo sarà così, all'interno della coalizione, delle forze politiche della coalizione, quali sono i ruoli anche nella prospettiva, anche nella prospettiva, diciamo. Poi questo non toglie che da qualsiasi posizione si sia impegnati di cooperare affinché quel contratto veramente sia eseguito nelle sue forme di modernizzazione, non nelle sue forme attuali. Io vi ho già fatto questa domanda nel corso della puntata relativa all'incontro con tutti i candidati a sindaco, no? In qualche modo, parlandovi di priorità per Martina. Voi avete avuto modo anche nei giorni a seguire poi di incontrare maggiormente i cittadini, di confrontarvi con loro, raccogliere anche quelle che possono essere le istanze dei cittadini. Abbiamo detto quale sicuramente la raccolta differenziata, la gestione del nuovo capitolato è sicuramente una priorità. A questa, quale altre priorità secondo voi? Innanzitutto bisogna rivedere quel piano finanziario e incidere sulla quarta rata della Tari, così come abbiamo già detto si può fare, lo dobbiamo fare. Dopodiché bisogna prendere immediatamente in considerazione i procedimenti che sono rallentati, il procedimento del parcheggio di via Bellini, il procedimento del Votano, no? Il risanamento del Votano, solo per citarne alcuni, sono procedimenti che devono essere ripresi, ma dobbiamo anche candidarci immediatamente al bando regionale per la rigenerazione urbana, perché attraverso la progettazione vogliamo risolvere due dei problemi più importanti che ha la città sul piano del suo assetto urbanistico. Uno, dare uno stadio da Serie A ai nostri tifosi, fare in modo che abbiano uno stadio perché all'altezza delle loro aspettative, all'altezza del prestigio di Martina Franca, perché finalmente anche il calcio a Martina Franca possa risalire da dove è stato affossato negli ultimi anni da gestioni che sono sotto gli occhi di tutti. E l'altro è quello di dare una sistemazione all'area mercatale, perché non si può pensare che una città moderna possa fermarsi una volta alla settimana, perché le sue strade sono tutte quante invase dal mercato settimanale, bisogna riordinarlo, no? E questo si può fare con il procedimento di rigenerazione urbana, il bando è già uscito è della regione, noi pensiamo di prendere quei fondi, concludere il procedimento di rigenerazione urbana e dare veramente una nuova veste alla nostra città più moderna. A proposito di stadio, c'era un progetto, si chiama, ecco, mi viene in mente, non l'avevo previsto tra le domande che insomma volevo rivolgere, però c'era un progetto, si chiamava Stadi Senza Barriere, che era un progetto di cui si era parlato un paio di anni fa, ma che fine ha fatto? Quando stavamo in Lega Pro
si parlava di realizzare a Martina uno degli stadi senza barriere, perché oggi è possibile che il rapporto tra i tifosi e le proprie squadre cambi. E il fatto che fosse stato individuato Martina dava idea della maturità della nostra tifoseria, no? Verso la quale noi abbiamo nutrito sempre fiducia per la sua correttezza. Riprenderemo quel procedimento. Naturalmente, quando pensiamo al Pergolo, pensiamo a uno stadio appunto da far seguire direttamente alle leghe competenti e fare la possibilità di realizzare uno stadio senza barriere c'è tutta. Qual è la forza della vostra squadra, no? Della vostra squadra di governo? Voi nella composizione avete partecipato al primo turno con tre liste, sì. Insomma, i risultati li abbiamo visti su quelli del primo turno, quindi un'idea sulla composizione del prossimo Consiglio Comunale non c'è, ma la possiamo immaginare ovviamente in caso di vittoria della vostra coalizione. Ma io vedo che... I punti di forza mi interessano. Sì, ecco. Se i cittadini ci daranno il consenso, ci sarà un consiglio comunale dove ci sono le esperienze, le giovani esperienze amministrative che si sono consolidate nella precedente amministrazione, quindi non ripartiamo da zero, ma ripartiamo da 4 anni di lavoro e di esperienza. Si innestano su questo anche esperienze di cooperazione della società civile che attraverso anche la lista di, per esempio, di Martina Visione Comune ha portato in evidenza persone come il pediatra Vinci, come la commercialista La Sorte, non ci dimentichiamo che in quella lista ha cooperato anche Tonino Scialpi, che possono dare un forte contributo e soprattutto mantenere un legame con le professioni, l'artigianato, l'associazionismo diffuso sul territorio. Poi ci sono state anche conferme, diciamo, nell'impegno delle esperienze amministrative come quella di La Sorsa, che abbiamo visto molto attivo e impegnato anche in questa competizione elettorale. Direi che complessivamente c'è la possibilità di portare in consiglio comunale persone che possono garantire esperienza, competenza, passione e volontà di lavorare. Io prima dicevo, veniamo da una precedente amministrazione a guida sua, insomma, in qualche modo. Se noi però analizziamo i numeri, ecco, fatto 100 il totale dei votanti a Martina Franca, degli elettori in qualche modo, meglio, il 30% è rimasto a casa, quindi non ha votato, il restante 70% si è suddiviso, diciamo, grosso modo in tre tronconi. Certo. Ciascuno dei tre candidati, insomma, avevano chance di partecipazione al ballottaggio, ha ottenuto una sorta di 30%, certo, grosso modo. Esatto. Quindi voi vi sentite promossi o bocciati rispetto all'azione amministrativa della precedente amministrazione? Come vanno letti questi dati? Ma i dati riflettono naturalmente il fatto che per un anno abbiamo avuto un commissariamento che ha allontanato, diciamo, un po' i risultati che si erano conseguiti dalla percezione immediata della gente, anzi dei cittadini. Anzi, i cittadini in qualche modo ci hanno gravato di azioni sbagliate fatte appunto durante questa gestione commissariale. Per esempio la stessa gestione dell'appalto dei rifiuti, la Tari, così come è stata concepita, invece di essere imputata direttamente alla gestione commissariale, io non ce l'ho con i commissari, ce l'ho complessivamente, diciamo, con una gestione burocratica commissariale. Ecco. Noi abbiamo dovuto contrastare questo e abbiamo dovuto anche spiegare come mai il Consiglio Comunale fosse stato sciolto da alcuni esponenti che in precedenza avevano collaborato. Ecco, ora questi esponenti sono andati in un'altra lista che oggi è in competizione con me, con il ballottaggio. Credo che i cittadini abbiano la possibilità di giudicare. C'è una parte di malessere che è stato interpretato, io credo, bene anche da Pino Pulito, un voto popolare che noi abbiamo il dovere, no, di ascoltare e che crediamo poter ascoltare. E oggi la scelta è netta,
dobbiamo andare avanti verso il futuro o dobbiamo tornare indietro? I cittadini hanno la possibilità di vedere chi sono le persone oggi che sono in campo. Da una parte c'è il rinnovamento, c'è una, io non voglio chiamarla classe dirigente perché può sembrare già una sorta, diciamo, di istituzione, ma diciamo persone che hanno dimostrato di governare con entusiasmo per 4 anni la città, portando a risultati importanti. Una filiera istituzionale, Martina, Regione, Roma, che ha consentito di portare su Martina Franca una quantità interessante, diciamo, la definiamo così, interessante di investimenti pubblici. Siamo oltre 100 milioni di euro che in 4 anni sono stati intercettati, alcuni eseguiti e altri non eseguiti. Dall'altra parte abbiamo tutti i guastatori della storia ventennale di Martina Franca che per nostra fortuna si sono andati a collocare tutti quanti da una parte. Quindi i cittadini oggi hanno la possibilità di dire: andiamo avanti o andiamo indietro? Indietro significa la paralisi amministrativa, perché si capisce bene che chi è stato per 20 anni a litigare non si può pensare che possa andare a governare insieme nei prossimi anni. Si sono messi insieme soltanto per bloccare il rinnovamento di Martina Franca, ma credo che questi cittadini lo abbiano capito. Ecco, è scaduto il tempo proprio in questo momento, quindi insomma... per me va bene così, nel senso che posso ritenere conclusa questa intervista, anche perché l'ultima domanda tra quelle che insomma avevo preparato nella mia mente, che mi ero un attimino appuntato, avrei voluto chiedere quali, visto che ho chiesto quali sono i punti di forza della vostra squadra, quali potevano essere i punti di debolezza dell'altra parte. Credo che in qualche modo nell'ultima risposta avete dato insomma in qualche modo quella che è la vostra idea. Quindi grazie a Franco Ancona, grazie davvero, grazie. Un grande in bocca al lupo, insomma. Grazie, viva il lupo, o crepi il lupo a seconda di, no? Diciamo viva il lupo. Vi diciamo viva il lupo, grazie. Lo Stradone, il magazine della Valle d'Itria, a cura di Ottavio Cristofaro.